14 febbraio 2012 eravamo in Lunigiana a consegnare due cani da guardiania ad un allevatore e ci hanno chiamato da Civago dicendoci che un pastore aveva trovato un lupo nella stalla. Sono arrivato giù per andare a governare i cavalli come ho sempre fatto. Sono arrivato dentro al box, ho fatto il giro del box per vedere di pulire la vaschetta del mangime. Mentre mi giro nell'angolo vedo un lupo che era accucciato lì. Quando siamo arrivati, visto che il lupo era in condizioni critiche, il veterinario Mario Andreani ha deciso di ricoverarlo presso il CRAS dei Boschi di Carrello. Il lupo era debilitato, presentava una ferita all'addome ed era ipotermico, visto che aveva perso buona parte del pelo per la roccia. Dopo alcuni giorni, il lupo ha cominciato a dare segni di insofferenza alla cattività, così abbiamo deciso di liberarlo, munendolo di un radiocollare satellitare come questo, per seguirne gli spostamenti. Come si fa solitamente in questi casi, abbiamo deciso di liberare il lupo in una località vicina al luogo di ritrovo. Dopo poco tempo non ci sono più arrivati i dati dal radiocollare satellitare, non abbiamo ricevuto neanche più il segnale radio VHF. A distanza di un anno, la spiegazione più logica è che il radiocollare si sia rotto e che il lupo sia ancora vivo. Non è da escludere completamente però che il lupo sia stato ucciso e che il radiocollare sia stato malmesso.